Quando nell'estate del 2022 concepì la serie Collezione Disney, non ero ancora consapevole che la sua pubblicazione si sarebbe intersecata nel corso del 2023 con le celebrazioni di un importante evento disneyano, i 100 anni dalla fondazione della Disney. E così nell'estate del 2023, mentre sto registrando la seconda porzione di video di Collezione Disney, ho deciso di realizzare anche il primo video esplicitamente dedicato a Disney 100, che poi è il video che state vedendo. Tra poco, infatti, andremo ad approfondire qualcosa legata al volume Fantastico Walt, edito nel dicembre del 2001 da Disney Libri e uscito anche in versione edicola su tutto Disney. Il volume, curato da Luca Boschi con la collaborazione di Alberto Begattini, era dedicato ai 100 anni dalla nascita di Walt Disney e quindi, come potete immaginare, è assolutamente perfetto per chiudere le celebrazioni di Disney 100. Nato il 5 dicembre del 1901, Walt Disney è il quarto dei cinque figli che ebbero Flora ed Elias Disney. Inizia la sua carriera nella grande industria dell'intrattenimento nel 1917 come vignettista della rivista The Voice. Due anni più tardi, nel settembre del 1919, di ritorno dalla Prima Guerra Mondiale, conobbe il disegnatore Ub Iwerks, con il quale diventa amico e successivamente fonda i suoi primi studios, la Iwerks Disney Commercial Artists. Questa piccola azienda, però, non ebbe una gran fortuna, tant'è vero che l'anno dopo troviamo i due a lavorare presso la Kansas City Side Co., un'azienda specializzata nella realizzazione di corti pubblicitari della lunghezza di un minuto. Nel frattempo, Walt allestisce un piccolo studio animato nel garage di casa sua. Nel 1922 troviamo Disney Iwerks per lavorare presso i Lofogram Studios, degli studi che in pratica realizzano i corti animati per conto della Newman Theatre Company. La serie che realizzano è nota come Newman Lofograms e va in varie direzioni, alcune puntano su corti animati che cercano di raccontare ciò che succede nella realtà di tutti i giorni, altri invece sono delle brevi trasposizioni di grandi favole, ed è proprio in quest'ultimo genere di corti che inizia a emergere quella che sarebbe poi diventata la poetica disneyana. Nel 1923, però, i Lofogram Studios dichiarano fallimento. Nel frattempo, Walt ha chiuso un contratto con Margaret Winkler per la realizzazione di 6 corti animati realizzati a tecnica mista e che sarebbero diventati i primi 6 della serie Alice Comedies, che successivamente si sarebbe trasformata come Alice in Cartoon Land. L'idea di questa serie era quella di prendere una bambina, un personaggio femminile, e calarlo all'interno, almeno all'inizio, di un mondo simile a quello descritto da Lewis Carroll in Alice nel Paese delle Meraviglie. Ovviamente la fantasia di Disney andò in direzioni completamente diverse, anche se comunque con un gusto surreale non molto diverso a quello dell'opera di riferimento. All'interno di questa serie, con tutti i vari personaggi che essa sviluppò sempre insieme con Ub Iwerks, spiccava un gatto molto simile al ben più famoso gatto Felix, che possiamo considerare come il primo esperimento di personaggio fondamentale realizzato e ideato da Disney ed Iwerks. Ma torniamo al 1923, anno fondamentale, perché nell'ottobre, insieme con il fratello Roy, Walt fonda la Disney Brothers Studios, quella che successivamente sarebbe diventata Walt Disney Productions, o più semplicemente la Disney, di cui in questo 2023 abbiamo in pratica festeggiato i 100 anni dalla fondazione.
Da quel punto in poi Disney Studios iniziarono una carriera folgorante in cui all'inizio, nei primi anni, il prodotto più di successo erano le già citate Alice Comedies. Poi nel 1927 arrivò una grandissima occasione, quella di realizzare una serie di corti animati per la Universal. In quel caso idearono un nuovo personaggio, Oswald, il coniglio fortunato. Il problema fu che dopo un anno i rapporti con la Universal si deteriorarono e così Disney decise di non lavorare più per la grande casa di produzione cinematografica, però non aveva letto bene il contratto che aveva firmato con la Universal, perché il personaggio che lui e Ubiverse avevano creato per la casa cinematografica era in realtà di proprietà della Universal, che così se lo tenne in casa e lo fece sviluppare ad altri animatori e autori anche di fumetti. Disney, a causa di questa vicenda, disse: non lavorerò mai più per nessun altro. E così fece. Il passo successivo, il fondamentale passo successivo nella carriera di Disney Studios fu, infatti, nel 1928 con la creazione di Mickey Mouse, quello che in Italia è noto come Topolino. Ancora una volta, Disney e Iwerks, in questo caso con la fondamentale collaborazione della moglie di Disney, Lillian, che di fatto convinse Disney a chiamare il suo nuovo personaggio Mickey e non Mortimer come avrebbe voluto all'inizio, ecco arrivare in produzione i primi tre corti animati dedicati a Topolino. Sto parlando di Playing Crazy e Galloping Gaucho, che vennero in realtà distribuiti in poche sale selezionate, e soprattutto Steamboat Willie, che si presentò con una grandissima novità per l'epoca: il sonoro sincronizzato con le immagini. Il cinema in particolare era a quell'epoca muto. Si iniziavano, sì, soprattutto con i film dal vivo, a sperimentare con la sincronizzazione suono-immagini, ma ancora nel campo dei corti animati non c'era niente di questo genere. E Steamboat Willie fu il primo prodotto che si presentò nei cinema degli Stati Uniti con il sonoro sincronizzato alle immagini. Il successo di Topolino andò oltre il grande schermo, perché nei due anni successivi iniziò una serie di merchandising che inonda i negozi di giocattoli degli Stati Uniti e soprattutto arriva l'esordio a fumetti del personaggio in quelli che sono i fumetti più di pregio dell'epoca, ovvero le Daily Strip. Il 13 gennaio del 1930 inizia infatti a venire serializzata Topolino Emulo di Lindbergh, che si concluderà poi l'8 febbraio di quell'anno e che in pratica è la trasposizione a fumetti del primo cortometraggio di Topolino, quello che non venne in realtà distribuito in tutti i cinema della nazione, ma soltanto come esperimento. A realizzare queste strisce ci pensano i creatori di Topolino, Walt Disney e Iwerks. Ai disegni però Iwerks ha la collaborazione del suo assistente Win Smith, che poi con il passare delle strisce prende in mano la produzione delle storie sui quotidiani. Tutte queste informazioni e molte altre sono presenti all'interno del volume Fantastico Walt, in cui Luca Boschi, con la collaborazione, come detto all'inizio, di Beccattini, realizza una vera e propria biografia di Walt Disney. I vari articoli, che possiamo quindi considerare come i capitoli di questa biografia, si alternano una selezione di storie che hanno un occhio di riguardo in particolare al mondo dell'animazione. Abbiamo infatti non solo trasposizioni di grandi corti animati, come abbiamo detto per esempio Topolino Emulo di Lindbergh, oppure la storia La roulotte di Topolino, che è la trasposizione a fumetti dell'omonimo corto realizzata nel 2000 da Cesare Ferioli, ma anche piccole storie con protagonisti personaggi dei corto e dei lungometraggi realizzati da Disney nel corso dei 66 anni della sua vita. Il volume poi si conclude con un poster disneyano curato da Beccattini, in cui da un lato troviamo
una specie di alfabeto disneyano e soprattutto una cronologia della vita di Walt Disney. Mentre dall'altro lato ecco ristampato, ripescato dal primo numero dell'Almanacco Topolino, quello del 1936, il dilettevole gioco di Paolino Paperino, in pratica un gioco dell'oca o un gioco del papero. In chiusura, prima dei saluti, voglio anche spendere due parole per un'altra interessante iniziativa di Disney Libri, questa uscita qualche anno prima rispetto al 2001, sto parlando, ed è Il meglio di Topolino, che è una selezione di storie realizzate da autori statunitensi e autori italiani. La caratteristica di questo volume è che le strisce di Gottfredson con cui si apre il libro in realtà non sono rimontate. La larghezza del volume infatti permette di pubblicare le strisce nella loro interezza, così come erano state concepite e pubblicate originariamente. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli della serie della collezione Disney, che ovviamente proseguirà ancora per un po' le sue pubblicazioni. Saluti a tutti!